Mio fratello era un ragazzo di 31 anni che la notte tra giovedì e venerdì della settimana scorsa è stato arrestato in una zona di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti. L'epilogo è stato che ieri abbiamo avuto la notizia del suo decesso presso l'ospedale Pertini di Roma, reparto carcerario. Cioè lui è in carcere quando è morto praticamente. Sì. Lei ha visto il suo corpo. Io l'ho visto qui all'obitorio, sì. Dietro un vetro. E che cosa ha visto? È una scena indescrivibile. Il viso completamente pieno di segni, di lividi, aveva un occhio fuori dalle orbite, aveva la mascella visibilmente rotta e non ho visto il corpo perché il corpo era coperto dal lenzuolo. Quindi lei sospetta fortemente che suo fratello sia stato picchiato in carcere. Da solo non se le ha fatte quelle cose. Quindi quando suo fratello è stato arrestato stava bene, i suoi genitori l'hanno visto. Assolutamente sì. Noi Voi siete andati a trovarlo in ospedale? siamo andati a trovarlo in ospedale, ma ovviamente nessuno ci ha saputo o voluto dire nulla, non ci davano alcun tipo di notizie. La scusa era che quello era un carcere e non si poteva assolutamente dare nessuna notizia. Io vorrei giustizia, vorrei chiarezza, perché da solo mio fratello quelle cose non se le ha fatte. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare assolutamente.